Bari, ben trovati da Marcello Mancino per il Tiro Mancino, il commento a caldo della partita di quest'oggi, la terza giornata di campionato di Serie B tra il Vicenza e il Bari. Un punto che soddisfa a metà i biancorossi, nel senso che dà quella continuità di risultati. Sappiamo che nel campionato di Serie B è davvero lungo e difficile, quindi di buono c'è il risultato, ma la prestazione, onestamente, dei passi indietro, soprattutto rispetto al secondo tempo di Perugia. Anche se va detto, come è entrato Brienza, il Bari ha avuto due clamorose palle gol, è stato molto bravo il portiere del Vicenza Vigolito, che ha impedito proprio all'attaccante biancorosso di realizzare la sua prima rete in campionato e probabilmente quella che sarebbe stata la vittoria dei biancorossi. Ma in generale i problemi del Bari ancora di oggi sono soprattutto sugli esterni, non hanno convinto assolutamente le prove di Furlan e Ivan sulle fasce, da vedere insomma invece un miglioramento della fase difensiva. Alla fine dei conti c'è stata soltanto l'occasione del palo di Rajčević, dove onestamente Mikaj è stato un po' incerto, ma per il resto Mikaj ha trascorso un pomeriggio tranquillo. Quindi prendiamo di buono questo risultato, però è chiaro che ora contro il Cesena, venerdì ricordo alle 19 nell'anticipo della quarta giornata, occorre iniziare ad accelerare un pochettino, anche perché la rivelazione Cittadella corre un poker siglato in trasferta sul campo della Provercelli e 9 punti a punteggio pieno, ma ripeto, noi non dobbiamo pensare in questo momento né alla Provercelli né al Verona, nessun'altra squadra, ma a noi stessi c'è molto da migliorare, ripeto, soprattutto sugli esterni, che deve essere invece la vera forza di questo Bari, anche perché Maniero si vede che sta acquisendo una condizione più che soddisfacente. Oggi secondo me il migliore in campo è stato proprio lui. Vi ringrazio, seguiteci sempre su www.bayerpallone.it, la nostra testata giornalistica. Da Marcello Mancino, grazie, alla prossima, ciao.